mascherina, distanza e siamo a posto nel cuore acquatico della Puglia con Ruggero Messina. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Allora, siamo a Canosa e questa è la tua vasca, coperta perché domenica ovviamente le centinaia di bambini pugliesi che vengono normalmente a imparare che cos'è il nuoto, a imparare il nuoto come filosofia, come stile di vita, come tutto quello che noi sappiamo. E io sono venuto qui per capire da te e cercare di mettere come dire, un punto importante sul fatto che la Puglia sta diventando, come su Imbiz dice da tempo, la California natatoria, perché qui c'è una voglia, una fame pazzesca di acqua. Dico bene, Ruggero? Assolutamente. Abbiamo una Puglia circondata da oltre 800 km di tratti costieri, Che quindi mare! E anche perché, scusami, quale? io adesso ti fermo un secondo, tu sei il responsabile delle acque, quelle libere, pugliesi, e noi siamo venuti qui a Giovinazzo a vedere quanto bravi siete a organizzare le manifestazioni di acque aperte. Assolutamente, la Puglia è trainante sotto ogni aspetto, e specie poi per un'attività natatoria, per un'educazione natatoria, che è molto importante per formare gli allievi, gli agonisti del futuro, è un bel vivaio. Ovviamente i tratti costieri, le acque libere vanno oggi molto associati al turismo, al settore del turismo, il turismo sportivo. Beh, allora facciamo poi i numeri, era pieno con le giuste distanze, con i giusti distanziamenti, con le giuste attenzioni, perché questo è un periodo particolare, dobbiamo sempre ricordarlo, ma ieri c'era tantissima gente a vedere e a praticare il nuoto in acque libere. È stato importante comunque realizzare, organizzare questa manifestazione nel rispetto delle regole anti-Covid, proprio per far capire, per far vedere a chi ci circonda, che il mondo non può fermarsi, Ah, questo no, l'attività di sicuro. sportiva, negli impianti, così come negli impianti. Noi abbiamo ricominciato l'attività didattica nell'impianto di famiglia, rispettando le Ecco, appunto, regole e perché con un buon riscontro. specifichiamo, qui siamo nel tuo impianto, un impianto a conduzione familiare, ce ne sono parecchi in Italia, una famiglia tutta dedicata, dico bene, la tua, Assolutamente. al nuoto con Aquarius, che è una realtà qui a Canosa importante. Il nostro è un impianto sportivo annesso ad un hotel, quindi quale migliore esempio, ecco, quale migliore esperienza di quella di poter gestire queste due attività? Torno sull'argomento del turismo sportivo perché può riflettere le potenzialità della regione. Se ben Gestito e organizzate, associato. gestite, esatto. Quindi c'è un futuro veramente roseo per come la penso Ecco. io. Ovviamente bisognerà gestire queste capacità, queste potenzialità Al con meglio della degli condizione. obiettivi ben Senti, precisi. siete già partiti con la scuola nuoto qui? Siamo partiti con la scuola a nuoto, abbiamo avuto un ottimo riscontro subito dall'inizio di settembre, con centinaia di bambini, che è la nostra più grande fascia di E utenti. anche la speranza perché per il futuro, allora in Puglia ci sono già tantissimi elementi al vertice natatorio, inutile ricordarlo, i fratelli Vettullio, Benedetta Pilato, tanto per fare qualche nome, ma qui, vedete, in queste vasche ci sono i virgulti che stanno già, come dire, zompettando sotto. Assolutamente, ieri abbiamo avuto la possibilità di far nuotare alla prima occasione Marco De Tullio, per esempio, Che ha vinto tra l'altro. nelle acque libere. C'era anche Isabella Sinisi, Michele Sassi che è cresciuto in questa vasca, quindi può essere un'apripista per continuare in questa direzione, nella formazione, nell'orientamento, ecco, verso Ruggero, le acque libere. allora da questo blocco di partenza, stai su, scusa, alza un po' la mano, numero 4, perché numero 4 per noi del mondo del nuoto vuol dire tanto, ok? Allora dal numero 4, come dire, un appello a tutti quanti, gli amici, i gestori, i
i formatori, gli istruttori. Ragazzi, si parte, facciamone diventare una grande stagione, seppur con tutti quanti i problemi, i dubbi che ovviamente uno ha in questo momento, però sono da affrontare, sono da affrontare e da gestire. Comunque, come dire, la Puglia c'è, la Puglia ci sarà e sarà ancora più forte, più intraprendente. Aquarius, qui la tua società, Aquarius c'è, è nel cuore, e beh, Swimbiz anche è entrato nel cuore. Swimbiz che in Puglia ormai è di casa, come assolutamente, dire. Alla prossima, carissimo. Grazie, alla grazie, prossima, Cristian. Ciao a te. Ciao a tutti.